Buonasera veri credenti e benvenuti a questa nuova puntata fuori sede di The Flywalls Show. Devo dire che a furia di essere ripreso di fare queste dirette seduto a un tavolino in ginocchio, quasi come se fossi su un tatami, mi sembra veramente di essere in una casa giapponese. Poi sarà veramente il piacere di... Ciao Daniele, ben arrivato, di sentire le cicale fuori. In questo momento no, ma ci sono. L'aver ricominciato a guardare tutti gli episodi di Evangelion di fila uno dietro all'altro sembra veramente quasi un'estate giapponese, quindi insomma un po' particolare. Vi avviso subito, questa puntata è ad altissimo tenore di spoiler, quindi so che alcuni di voi apprezzano le mie anticipazioni, so che alcuni altri invece preferiscono godersi il momento dell'arrivo dell'album in diretta. Ciao Maria, ben arrivata! Ovviamente questo dipende assolutamente da voi, quindi se non volete avere anticipazioni, prendete questo video e al solito mettetelo da un'altra parte. Se avete voglia potrete tornare a vederlo fra qualche settimana, magari anche qualche mese. Altrimenti sbizzarritevi perché si sta per parlare in maniera molto molto dettagliata di tutto quello che succede all'interno delle crisi legate al mondo della DC Comics e di Rebirth, anche perché in questi giorni di vacanza sono riuscito a rimettermi finalmente un po' in pari e sono riuscito a scoprire un po' di dettagli di cose che diciamo avevo messo da parte in attesa di potermele godere per bene, e finalmente il momento è arrivato, anche se devo dire poi con il Covid e tutto il resto è arrivato leggermente più tardi rispetto a quello che ci si aspettava. Facciamo un passo indietro, però, perché sapete che nell'universo DC il termine crisi in genere va a evocare un mega evento dove succede qualcosa di importante, di terribile, qualcuno muore, si riassetta grosso modo lo status quo, poi fino all'evento successivo le cose sono leggermente cambiate, poi dopo se ne riparla. In questo caso particolare con il Rebirth sembrava che queste cose non fossero più in grado di avvenire, ci poteva essere quasi l'idea che non ci fosse, ciao Federico, ben arrivato, che non ci fosse più l'intento di farle accadere. E in realtà, proprio nel primissimo episodio di questa nuova miniserie, che se non sbaglio è della premiata ditta Snyder Capullo, ancora dopo la Snyder Wars, questa cosa viene spiegata con un dettaglio abbastanza impressionante. Ma prima di arrivare a quello, in realtà vi dico che non è stato proprio così, perché è vero, c'è stata la parentesi malfunzionante di The Doomsday Clock, qualcosa che si vocifera possa andare a finire nel limbo degli Elseworld, diventare in un certo qual modo una black label. Sarebbe strano perché poi ci sono gli eventi legati alla spilla, altre cose di questo genere, però chi lo sa, potrebbe anche darsi. In realtà, però, ci sono stati più di un evento in questo periodo. Ciao Carlo, ben arrivato! In questi ultimi 5 anni, quindi un periodo molto molto lungo, che si stanno condensando tutti uno dietro l'altro e stanno arrivando ad una conclusione dove c'è una convergenza di queste cose che è estremamente impressionante. Vediamo quali sono. Fondamentalmente sono stati inseriti tre player di altissimo livello e un quarto che è proprio una classica carta matta, poi capirete perché. In tre eventi che sostanzialmente sembravano separati, quindi davano l'idea di essere qualcosa di staccato uno dall'altro, mentre invece avevano un concetto, una filosofia di base molto molto lineare e molto legata tra di loro. Il primissimo evento ovviamente è Metal, vituperato, criticato, sicuramente ha lasciato molti punti interrogativi. Il concetto di base è che sta crollando il Source Wall, c'è un multiverso oscuro dove vengono create degli eventi con una crisi, in una fase di crisi continua, quindi qualcosa che comunque non rende la vita in quell'universo, in quella serie di universi particolarmente piacevole, e da cui emerge un personaggio, soprattutto di una statura molto più alta, destinato probabilmente a rimanere un po' all'interno dell'universo DC, soprattutto perché comunque di tutti quelli emersi dal multiverso oscuro ha un fascino che è assolutamente innegabile. Si tratta del Batman che ride. Il Batman che ride, sappiamo benissimo che è un Bruce Wayne che è stato infettato da una tossina del Joker e che oltre a portarsi dietro tre Robin in catene, infettati anche loro da questa identica tossina, è arrivato nel multiverso dell'universo DC e ha cominciato a fare proseliti portando sei personaggi all'interno
del suo plateau. Ciao Matteo, ben arrivato. Ciao Massimo, all'interno della sua squadra, di cui non si sapeva per tantissimo tempo chi potessero essere, ed era stato affidato proprio a Batman e Superman il ruolo di scoprire di che cosa si trattasse, anche perché pareva che Bruce Wayne, il Bruce Wayne dell'universo DC, avesse comunque subito lo stesso attacco di tossina e avesse provato a resistergli fino a trovarne una sorta di cura per lui, ma non per gli altri sei personaggi che sono comparsi. Quest'arco narrativo ha continuato la propria direttiva, ripeto per quelli che si stanno collegando dopo. Si tratta di una serie di episodi si tratta di un episodio ricco di spoiler, quindi state attenti. Hanno continuato il proprio arco narrativo, prima nella miniserie Il Batman che ride e poi immediatamente dopo nei primi numeri della nuova serie regolare che si intitola Batman e Superman, dopo tanti anni in cui c'è stata una Superman e Batman. In Batman e Superman all'inizio il compito è proprio di scoprire chi siano questi fantomatici infetti, e vengono riconosciuti quasi immediatamente. Sono il commissario Gordon, Shazam, Capitan Marvel, il Blue Beetle più recente, Kara-El, la cugina di Superman, perché era un proiettile destinato proprio a Superman ma che viene deviato, Wonder Girl in arte Troy, e Hawkman, che va a recuperare una delle sue numerose incarnazioni passate, che effettivamente era più legata al multiverso, quindi si ripropone in una edizione differente che quella del Deathbringer, che dovrebbe essere proprio infetto e legato al multiverso oscuro. Con questo esercito il Batman che ride si propone di poter infettare tutto l'universo DC e di fare una guerra a Perpetua, che è un'altra creatura emersa dall'interno di questo... Cioè, Emanuele, ben arrivato, emersa da questo mare magnum del multiverso oscuro, che si verifica essere la madre di tre entità potentissime, di cui due conosciamo quasi tutto sin dall'inizio, sono il Monitor e l'Antimonitor, che vigono e fungono da strumenti regolatori di tutte le varie crisi all'interno dell'universo. Perpetua a sua volta si è legata a una nuova configurazione particolare di Lex Luthor. Lex Luthor, che ha assorbito fino praticamente a far scomparire la fisionomia e la mentalità di John Jones, ed è diventato un essere ibrido umano-marziano e ha dato tutta una serie di poteri e particolari tecnologie a tutti i villain dell'universo DC, in quella che noi abbiamo conosciuto come l'arco narrativo Year of Villain, che sta iniziando in questo periodo in Italia con il titolo L'anno del criminale. Più o meno tutti i personaggi criminali DC hanno affrontato le loro controparte buone, bene o male sono riusciti a dimostrare che questa nuova versione è enhanced, più potente, dà più energia e quindi riesce a mettere di più alle strette tutti i personaggi. A un certo punto si è formata questa nuova Legion of Doom, che si è scontrata a più riprese con la Justice League, con il risultato che la Justice League ne è uscita indebolita e quasi completamente sconfitta. Anzi, addirittura c'è stato uno scontro campale a Metropolis, in una Metropolis illustrata da Romita Junior, di una bellezza disarmante che ricorda tantissimo la Manhattan dell'11 settembre, dove non solo la Justice League ma un team composto da Teen Titans, Young Justice e Justice League è stata letteralmente fatta a pezzi da la Legione del Destino. La Legione del Destino che si è avvalsa di un nuovissimo personaggio che è comparso da poco tempo, ma che già si capiva avesse in mano tantissimo potere, che è Leviathan. Leviathan compare grazie a Bendis. Bendis lo fa comparire di soppiatto, piano piano, lavora alle spalle, si capisce bene che cosa vuole fare fino a un certo punto, perché bene o male questo Leviathan crea un evento secondo la quale tutte le organizzazioni spionistiche dell'universo DC vengono smantellate, ridotte in brandelli, e vengono portate piano piano sotto il controllo di questo Leviathan, che non si capisce bene chi possa essere. C'è un team di detective composto dalle migliori menti dell'universo DC che cerca di scoprire qualcosa, inclusa c'è anche Lois Lane. Alla fine ci riescono per modo di dire, perché scoprono che in realtà Leviathan è il primissimo Manhunter. Ora, per chi non se lo ricordasse, Manhunter in realtà è la prima razza di androidi costruiti dai guardiani di Oa per controllare l'universo. I Manhunter si ribellano, fanno un sacco di danni e vengono soppiantati dalle Lanterne Verdi, però il termine Manhunter in un certo modo riesce a sopravvivere, ad arrivare sul pianeta Terra, dove ci sono più di una persona che ne
prendono il titolo. L'ultima persona che è un avvocato è una donna, Manantar. Io vi consiglio di andare a recuperare tutta la serie Pre-New 52 perché era qualcosa di spettacolare. Ma prima di arrivare a quel punto, scopriamo che invece il Leviathan, il personaggio con il nome di Leviathan, che ha tantissimi poteri legato al fatto di trovarsi in possesso di tutte le informazioni legate all'universo, a tutte le entità segrete dell'universo di Cifra, le altre cose uccide il generale Lane, il padre di Lois. E Riccardo, dobbiamo fare una puntata sulla PS5, questa sera chiaramente stiamo facendo un altro tipo di discorso. Ti posso dire che stasera si è visto il primo packaging legato alla PlayStation 5, perché hanno finalmente fatto vedere la copertina di quello che dovrebbe essere quella sorta di DLC legato al mondo dell'uomo ragno che si chiama Miles Morales. Comunque, chiusa parentesi, torniamo un attimo al mondo di Leviathan. Leviathan è un essere potentissimo e si allea con Luthor, quindi Luthor arricchisce la sua Legion of Doom di questo personaggio e va a scontrarsi direttamente proprio con il Batman che ride. Perché? Perché il Batman che ride gli fa guerra, perché sa che può arrivare in quel modo a Perpetua. Questa cosa viene raccontata nella miniserie Hell Arisen, che è il seguito diretto di Hero Villain. In Hell Arisen c'è questo scontro e alla fine Lex Luthor, che per quasi un anno è stato potentissimo, legato a questa sua nuova fisionomia marziana, addirittura capace di cambiare forma, addirittura molto più grande, molto più ampio, indossa poi di nuovo anche la sua armatura verde, quindi insomma una cosa potentissima, prende delle sonore mazzate con il fatto che il Batman che ride riesce a infettare tutti i membri di riserva della Lega della Giustizia, della Young Justice, eccetera, eccetera, della Justice League Dark, eccetera, eccetera, e a un certo punto si ritrovano Lex Luthor, il Batman che ride, e Perpetua uno davanti all'altro in questa sorta di triello, tanto per citare i film di Sergio Leone, e il Batman che ride garantisce a Perpetua che solamente lui potrebbe riuscire ad arrivare dove Lex Luthor non arriverebbe mai, che al contrario di tutti vuole solamente imbrigliare il potere di Perpetua per fare un po' come vuole lui, mentre invece il Batman che ride, proprio perché guidato da questa forma di caos interno che deriva dal multiverso, ha molto più facilmente in interesse quello che Perpetua vuole fare, ossia cominciare a creare questo nuovo universo. Finisce tutto, sembra che ci siano delle promesse, Hell Arisen rimane con un punto esclamativo enorme perché Perpetua legge nella mente del Batman che arriva e dice: non ci posso credere, tu vuoi veramente fare questo? Tra l'altro l'universo oscuro, ciao Mirko, ben arrivato, tira in ballo anche Barbados, che era stato un avversario storico del ritorno in vita di Batman, quindi ci sono veramente tantissime cose messe a cuocere. E arriviamo a questa nuova miniserie che è appena iniziato, se non sbaglio, firma Snyder Capullo che disegna in maniera superlativa, e si chiama Death Metal, è un po' come il genere musicale, tant'è che anche la miniserie poi è strutturata proprio come se fosse una canzone, con accordi in progressione, bridge, ritornello e solo. Cosa succede? Si fa un salto avanti, si va a creare un nuovo universo che si direbbe alternativo, un po' come Last Night on Earth, ma in realtà non è un universo alternativo, semplicemente stiamo avendo uno sguardo abbastanza interessante di quello che è il futuro dell'universo DC qualche anno dopo che c'è stata la famosa chiacchierata fra il Batman che ride e Perpetua. E scopriamo una cosa molto importante: la maggior parte degli eroi in un modo o nell'altro è succube adesso del Batman che ride, tutti gli altri vengono rinchiusi in Themyscira, che è diventata una sorta di prigione stile Alcatraz, dove vengono rinchiuse tutte le persone che non hanno logica, non hanno controllo, non hanno niente, incluso il Joker. Il Joker, che già all'interno di Hell Arisen ha scatenato bene o male la sua capacità di allearsi un po' con Luthor, un po' contro il Batman che ride, e proprio in qualità di nemico del Batman che ride è ingabbiato a Themyscira. Cosa succede? Allora, Mirko, questo è un punto assolutamente interessante. Finisco questo piccolo riassuntino, se hai pazienza, qualche minuto facciamo un ragionamento di questo tipo. Lo spiegone che hanno dato nel primo numero di Death Metal è spettacolare, perché è filosofia pura, basata, applicata al multiverso DC in un modo che effettivamente
porta a riflettere. Fondamentalmente cosa succede? Succede che Perpetua crea i propri universi basandoli sulle crisi che avvengono negli universi in positivo. Ciao Giuseppe, ben arrivato. Tutte queste crisi, inclusa la crisi nelle guerre infinite, la Final Crisis, eccetera, eccetera, hanno dato energia a Perpetua e adesso sta utilizzando il multiverso oscuro perché è un universo in perenne crisi e in questo tipo di crisi lei può pensare di avere energie ancora maggiori per riplasmare l'universo a sua immagine e desiderio. Ma la strategia voluta da un team guidato tra gli altri da Wonder Woman, ma anche proprio dal Joker, è quello di utilizzare la stessa energia caotica da rivoltarli contro e trasformarla in un'energia di controcrisi. Tant'è che fanno una trasformazione. Ciao Davide, ben arrivato! È molto molto bella e chiamano le due forme di energie di crisi AC e DC, quindi già c'è un riferimento musicale colto, tra virgolette, per quello che riguarda la musica metal, e si riferisce proprio ad energia anticrisi e in energia di crisi costruttiva. Quindi insomma questa cosa è molto molto interessante e lascia intendere che il prossimo futuro porterà a una risoluzione abbastanza definitiva di tutte queste cose e chissà, magari una comparsa di quell'elemento di purissima razionalità che è il dottor Manhattan, che in Doomsday Clock tutto sommato non ha fatto una figura particolarmente interessante, però tutto sommato ci si trova a essere un personaggio forte della sua razionalità. Ora, per venire alle parole di Mirko, effettivamente siamo già un mese e mezzo all'indentro dell'universo DC Made in Panini e mi rendo conto che possono esserci molti neofiti che conoscono poco l'universo DC, perché la storia della sua pubblicazione alterna non è mai stata facile, e che quindi potrebbero essere interessati a capire quale potrebbe essere lo starting point per tutte le serie classiche al di là di Batman e Superman. Allora, facciamo questo ragionamento, cominciamo proprio da loro perché è più semplice. Superman, sicuramente vi consiglio di leggere Man of Steel, che è il volume che è uscito questa settimana, il primo di Bendis, perché è uno starting point, perché Bendis sta effettivamente riplasmando per il nuovo millennio la mentalità di Superman, e lo sta facendo secondo me molto molto bene, dandogli una dimensione umana che finora è mancata almeno negli ultimi 20 anni, quindi insomma negli ultimi 10, va? E funziona molto bene. Batman è già un discorso più complicato, perché obiettivamente, finito il periodo di Tom King, non sto trovando delle storie che mi stanno particolarmente entusiasmando. Certo, c'è il famoso speciale degli 80 anni di Catwoman che dovrà uscire a breve, dove si racconta com'è la vita matrimoniale fra Batman e Catwoman, e soprattutto un risvolto particolarmente interessante che dovrebbe essere annunciato e confermato, e lì assolutamente potrebbe essere interessante considerarlo come un punto di lettura. Andiamo a recuperare gli altri personaggi. Wonder Woman purtroppo è un personaggio che fa fatica ad avere un'integrazione ben regolare con tutti gli altri personaggi. È un problema, secondo me, nell'ambito della Trinità è forse il personaggio meno realizzato, meno resistente, meno coriaceo. Però un punto di inizio molto interessante sarà Wonder Woman 750, che è il numero da cui bene o male quasi tutte le serie stanno ripartendo in questo periodo in America, quindi in Italia dovrebbe arrivare fra circa un annetto. Vi consiglio bene o male di dare un'occhiata alle letture che ci sono in questo momento, ma non sono così imprescindibili come potrebbe sembrare. Flash riparte con anno 1. Anno 1 è l'album, quello che è uscito in volume da poco tempo, credo che sia proprio uno starting point. È un buon modo per iniziare, anche perché poi dopo ci si addentra direttamente in Hero Villain e quindi si potrà capire perfettamente che cosa succederà al velocista scarlatto. Lanterna Verde fa in questo periodo una cosa molto più a sé stante, perché siamo nell'ambito della gestione Morrison, quindi tutta la gestione Morrison al solito è una cosa che potrebbe quasi intendersi come se fosse un colossale What If. È bella, non è malvagia, però secondo me siamo di nuovo al solito punto, siamo un po' fuori dal circondario dell'universo DC. Vedete un po' voi, onestamente non vi consiglio di perdervela, ma neanche di pensare che sia imprescindibile. È un peccato che Hawkman sia pubblicato in maniera così bislacca, però il volume che dovrebbe uscire a breve a firma Venditti secondo me è molto interessante, perché merita veramente per il modo in cui viene raccontata la storia dei vari Hawkman nell'arco narrativo DC. Interessante per quello che riguarda la Justice League
tutto quello che è stato scritto da Scott Snyder, e vi posso garantire sono veramente un sacco di belle storie, fra l'altro disegnate da Brian Hitch nella maggior parte dei casi, che raccontano un universo potentissimo e soprattutto molto più ampio, quello che rilancerà la Justice Society, quello che rilancerà la Legione dei Supereroi, quindi non potete prescindere. Naturalmente vi consiglio di recuperare non appena verrà pubblicata la Legione dei Supereroi, perché è qualcosa di spassoso e assolutamente innovativo, ma bisognerà aspettare il tie-in con le storie di Superman, quindi credo un annetto da adesso, forse qualcosa meno. E vi consiglio anche le altre due serie, però non so che piani abbiano in panini per questo, le altre due serie minori della Justice League, la Justice League Dark e la Justice League Odyssey. Odyssey è un pochettino più cosmica, magari ogni tanto perde colpo, ma è carina. Justice League Dark è proprio un nuovo team di maghi del mondo DC messi tutti quanti assieme, spassosa, interessante, e oltretutto c'è Swamp Thing che ha la barba e i capelli come Alan Moore, quindi solo per quello secondo me meriterebbe di essere assaporata nei più fini dettagli. Detto questo, credo che bene o male tutto l'universo DC è assolutamente coperto. Naturalmente vi consiglio di non perdervi neanche un episodio della serie dedicata a Lois Lane, quindi cominciare con Leviathan e poi con Lois Lane. E bene o male tutti i personaggi principali sono coperti. Ecco, su Aquaman magari qualche riservo, perché in questo momento non sta raccontando una serie particolarmente interessante, perché è un po' a cavallo tra quello che succede nel film e quello che succede nelle varie serie regolari. Ha una narrativa molto intensa, troppo buono Mirko, ha una narrativa un po' altalenante fondamentalmente, quindi non so quanto possa essere interessante seguire gli episodi di Aquaman in questo momento, però è comunque un personaggio importante, soprattutto perché fa parte della gestione contemporanea. Per quello che riguarda i vari tie-in di Hero of Villain, non so bene cosa consigliarvi, perché onestamente è molto più interessante la miniserie singola che andrà a chiudere, quindi Hell Horizon, che sarà pubblicata fra qualche mese, che non tutti i tie-in. Però comunque i tie-in poi ve li troverete su tutti i vari episodi, quindi comunque bene o male vi toccherà di leggerli. È molto molto interessante, sono alcune delle cose che stanno per essere pubblicate in ambito Black Label, che però sapete che invece è lontano dalla continuity, quindi sono cose molto più particolari. Vi consiglio assolutamente il Killer Smile di Lemire, che è un particolare, che è veramente bello, e la Wonder Woman di Dead Earth, che dovrebbero essere 4 volumi prestige da 48 pagine se non sbaglio, o da 64, non mi ricordo più, che è pazzesca, è proprio veramente primitiva neanche nel modo in cui viene narrata, racconta una storia molto molto bella. Tra l'altro a breve dovrebbe uscire anche Strange Adventures di Tom King, che cerca un po' di riprendere lo stesso stile di Mr. Miracle, ma con un personaggio cosmico piuttosto che legato al mondo dei nuovi dei, quindi assolutamente carina, anche se non altro per il fatto che ci troviamo davanti a un team creativo ben collaudato e funzionale. E bene o male le uscite sono queste, considerate che poi col Covid molte cose si sono bloccate, altre novità non sono arrivate, quindi l'universo di DC bene o male viaggia su queste cose. Ecco, vi sconsiglio un po' i Teen Titans di questo periodo, perché sono molto molto teen oriented e secondo me hanno una configurazione che neanche colpisce particolarmente. Al contrario, ma lì è Bendis alla sua ennesima potenza, nella linea Wonder Comics ci sono le storie della Young Justice, che riprende il team creato a suo tempo da Peter David, e quelle sono veramente spassose e secondo me rivaleggiano molto con i Champions di Mark Waid di un paio di anni fa, quindi insomma potete godervele per bene in quella direzione. Bene, veri credenti, io vi ringrazio davvero per avermi fatto compagnia anche questa sera. Naturalmente spero di essere riuscito a intrattenervi un pochettino, di essere riusciti a farci quattro chiacchiere che possiate trovare piacevoli anche voi. Vi do appuntamento alla puntata di domani, ma prima di cominciare vi ricordo che io, insieme a tanti altri ragazzi di cui abbiamo fatto un team coeso e particolarmente affamato, abbiamo creato il collettivo che si chiama Industria Nerd. Stiamo arrivando, ci stiamo muovendo, potete già trovare su Facebook la pagina, potete già trovare su Instagram l'indirizzo, stiamo cominciando a pubblicare un po' di cose. In realtà i piani sono sulla lunga distanza, siamo dei maratoneti da questo punto di vista,
e credo che da settembre comincerete a vederne delle belle. Però vi consiglio, se avete voglia, di fare un giro anche su quelle pagine, perché sono un giusto complemento a quello che io invece quotidianamente faccio. Qui ci sarà la mia voce, la mia unica e inossidabile voce, lì sarà parte di un coro, quindi sarò anch'io un gregario di un team più ampio. Qui chiaramente sarà un'altra cosa, però vi invito anche ad andare lì, perché ci sono tantissimi punti di vista interessanti, e credo che rispetto a tutti gli altri siti che più o meno presentano notizie o recensioni sui prodotti nerd, passatemi il termine, ci sarà un punto di vista molto molto più particolare. Quindi mi raccomando, se avete voglia, fatevi un giro che sarà assolutamente spassoso. Detto questo, non mi resta veramente altro che salutarvi con un forte, fortissimo, calorosissimo dai è tutta, ci vediamo domani, ciao ricadenti.